Lettura di pagine del libro Roma 43-44, cioè Roma del 1943 e 1944. Il libro racconta l'alba della resistenza italiana, in particolare l'epopea della lotta contro l'occupazione nazifascista di Roma. La forza delle donne. Durante i 271 giorni di occupazione tedesca, ad aggirarsi per Roma come uno spettro è la fame. Erano le donne a uscire all'alba o ancor prima a notte fonda per fare interminabili file per il pane davanti ai forni. Ore e ore di attesa per ricevere una razione di 150 grammi, poi ridotta a 100, di un qualcosa chiamato pane, in cui c'era di tutto, meno la farina. Le donne sono state l'architrave della resistenza romana, un esercito combattivo, solidale, senza divisa e senza gradi. Teresa Goulash. Il 26 febbraio del 44 viene fermato Girolamo Goulash e condotto alla caserma di Viale Giulio Cesare. Qui, per diversi giorni, affluiscono i rastrellati dai nazifascisti. Davanti alla caserma, ogni giorno, si raduna una folla di donne. Sono le mogli, le madri e le sorelle dei catturati. Il 3 marzo le donne sono particolarmente numerose e gridano «Liberateli!». La moglie di Girolamo, Teresa, madre di 5 figli e incinta del 6°, si stacca di qualche passo dalla folla. È appesantita dalla gravidanza di 7 mesi. Avanza a fatica. Ha visto il marito dietro le inferriate di una finestra, vuole parlargli, dargli un pacchetto con un po' di cibo, glielo getta, ma manca l'obiettivo. L'involto con un po' di pane e patate rimbalza sul bordo del finestrone. Cade per terra. Teresa cerca di raccoglierlo. Si rialza. Inveisce contro un sottufficiale tedesco che era sopraggiunto. E questo le spara a bruciapelo, assassinandola. La reazione delle donne è sbigottita e rabbiosa. Poi prevale la pietà. Il marciapiede si riempie di fiori. I militi fascisti sparano in aria, operano degli arresti. Nel pomeriggio, però, i GAP, gruppi d'azione patriottica, per reazione, attaccano i fascisti che stavano lì davanti e ne uccidono 2. Il 7 aprile una folla di donne di Ostiense, Portuense e Garbatella assalta il forno Tesei. Qualcuno chiama i soldati della Wehrmacht. Arrivano, catturano 10 donne, 9 le allineano sul ponte dell'Industria e le trucidano a colpi di mitra. Un'altra, la più avvenente, la portano sulla riva del Tevere, la violentano, l'ammazzano e la lasciano nuda lì. Poi, stese a terra sul ponte, sono esposte per tutta la donna, la notte. Il giorno dopo, la questura comunicò che 10 donne sobillatrici, dei disordini ovviamente, sono state fucilate sul ponte dell'Industria. Il mese dopo, il 2 maggio, a Tiburtino Terzo, un milite fascista ammazza un'altra sobillatrice. Questa è Caterina Martinelli, madre di 7 figli. È colpita mentre tiene il pane e la figlia piccola in petto. Lei muore e la figlia rimane lesionata per tutta la vita. Il giorno dopo, sul marciapiede dell'esecuzione, il gappista Mario Socrate pone un cartello con scritto
Qui i fascisti hanno ammazzato Caterina Martinelli, una madre che non poteva sentir piangere dalla fame tutti insieme i suoi figli.